Dopo lo scudetto, ormai messo in cassaforte, è il momento di iniziare a parlare anche di illazioni. Lo so, vi sono mancate, lo so, vi sono mancate, ma stanno tornando. Quest'anno un po' più spostate, traslate a livello temporale per via del mercato, del campionato, della Champions, degli europei cancellati, del Covid, facciamo prendere del Covid. E dato che in fine agosto, inizio settembre inizierà il calciomercato, qualcosa inizia a muoversi. C'è già la prima operazione ufficiale della Juventus, quindi fuori piano centro Arthur. Ce n'è già un'altra, che è quella di Kulusevski, collegata a gennaio. Ce ne sono due pendenti dell'anno scorso, che sono Romero e Pellegrini. E inizia a esserci abbozzata una trattativa che vede Arkadiusz Milik alla Juventus. Gianluca Di Marzio, ieri sera, l'ha detto: dovrebbero essere incastrati tutti i tasselli. Quindi Milik dovrebbe aver accettato a grandi linee la proposta della Juventus. È proprio per questo che in questo momento il Napoli sta iniziando ad avere un po' paura di poterlo perdere eventualmente poi a parametro zero. Ricordiamo che Arkadiusz Milik ha un contratto in scadenza nel 2021. Mi piace a questo video, intanto fatemi sapere qui sotto nei commenti se secondo voi Milik può essere il calciatore giusto per questa Juve. Io intanto inizio a dirvi la mia, perché ho tante cose in realtà da dire. Ricorderete bene che vi ho sempre detto: Milik sì, ma a certe condizioni. È un giocatore che mi piace a livello tecnico, è un giocatore che potrebbe implementarsi bene tra Dybala e Ronaldo, e non solo come riserva di Dybala e Ronaldo. Dipenderà tutto da come vorrà giocare Maurizio Sarri, se con il 4-4-2, se con il 4-3-3, se con il 4-3-1-2, insomma, tutto va qui. E anche dalla costruzione della rosa che gli andrai a fare, perché dovesse banalmente uscire Higuain e entrare Milik come ruolo di centravanti, avremmo la stessa identica situazione di quest'anno, cioè Dybala, Ronaldo, Higuain, che sarà Dybala, Ronaldo, Milik. Quindi soltanto tre attaccanti di posizione, praticamente di livello da poter adattare in quella porzione di campo, quindi l'attacco della Juve più qualche esterno, qualche trequartista che andrà a completare un po' tutto l'organico. Bene, questa potrebbe essere una soluzione. Oppure potrebbe la Juventus andare a cedere un giocatore, Douglas Costa, un altro giocatore, Bernardeschi, e su Bernardeschi torneremo poi, inserire Kulusevski e non solo Milik al posto di Higuain, ma anche un altro centravanti. In questo modo avreste a disposizione ben quattro attaccanti per due posti probabilmente, quindi giochereste con il 4-4-2 o 4-3-1-2, che dir si voglia, perché saranno quei due, un po' i due moduli, a seconda poi anche del mercato a centrocampo, che verranno utilizzati da Sarri. Secondo me l'ipotesi 4-3-3 è un po' più remota in questo momento, se per, addirittura paradossalmente, perché secondo me Sarri è il modulo che predilige, che preferisce, però questa evoluzione di Ronaldo, questo avvicinare Dybala e Ronaldo per farli coesistere, che è un punto forte, ne ho parlato tantissimo durante il lockdown, secondo me sarà veramente il futuro della Juventus, poiché ci sia Kulusevski dietro Dybala e Ronaldo, un terzo di qualità con cui poter dialogare, oppure ci potrà essere, che ne so, due esterni, uno potrebbe essere Rabiot, uno potrebbe essere Matuidi, potrebbero essere degli esterni nuovi, per cui appunto Kulusevski, un altro dall'altra parte, non lo so. Vedo molto più difficile fare Dybala, Ronaldo e Milik, o Dybala, Ronaldo e un punta centrale, proprio perché poi dovreste andare a costruire la rosa in una maniera differente. È molto più facile, secondo me, ripartire da Dybala e Cristiano Ronaldo, una coppia gol che quest'anno veramente ha fatto numeri incredibili, e che l'anno prossimo, ripartendo esattamente da loro con delle riserve per farli rifiatare anche nei momenti chiave della stagione, potrebbe veramente dire tantissimo al tifo Juve. Poi, con la conferma eventuale e secondo me probabile di Maurizio Sarri, è giusto anche ripartire da quello che in un anno abbiamo imparato a essere il miglior assetto tattico possibile della Juve. Per quanto riguarda il 4-4-2, per mantenere un po' le distanze tra le reparti, appunto far dialogare due giocatori, Dybala e Cristiano là davanti, che parlano la stessa lingua o quasi, quella dei grandi, grandissimi giocatori. Cosa si è mosso eventualmente nell'affare Milik? Si è mosso che Bernardeschi, appunto, diventa un nome gradito molto da parte del Napoli. All'inizio si era detto di no per una questione inerente ai diritti di prestazione sportiva del calciatore. Sapete bene che a Napoli i diritti d'immagine non vengono attribuiti al calciatore, bensì alla società, e quindi magari qualcuno potrebbe storcere il naso. Bernardeschi sta appunto cambiando procuratore proprio per evadere questa cosa qua. Parliamo anche di cifre, perché Bernardeschi arriva alla Juventus dalla Fiorentina nel 2017, tra l'altro il 24 luglio, mi pare di ricordare, il giorno prima del mio compleanno, e 2 giorni prima dello scudetto vinto il 26 luglio del 2020, quindi 2 giorni dopo e 3 anni dopo l'acquisto di Bernardeschi, per 40 milioni di euro dalla Fiorentina per 5 stagioni. Quindi il contratto di Bernardeschi andrà in scadenza nel 2022, 30 giugno 2022, altri 2 anni di contratto rimanenti per Bernardeschi. Perché diventa interessante anche da parte della Juventus, oltre al fatto che Gattuso
è un estimatore di Bernardeschi, gradirebbe avere Bernardeschi a Napoli, anche perché probabilmente perderanno Callejon e dovranno provare a sostituirlo con un giocatore simile, se vogliamo, come Bernardeschi, anche più giovane, ovviamente non ha esattamente quelle caratteristiche, però non è che quando vai a cedere un giocatore devi prendere esattamente il suo clone, poi un po' riadattare. Bernardeschi, dicevo, diventa interessante anche per la Juventus, perché in questi 5 anni di contratto, da 2017 a 2022, 3 sono già andati, ne rimangono soltanto 2, il valore residuo è di 8 milioni per stagione, quindi 8 per 2, 16, il valore di Bernardeschi a bilancio della Juventus è di soltanto 16 milioni di euro. E se prima vi dicevo Milik a 40 milioni, con due infortuni gravi alle spalle, con il contratto in scadenza nel 2021, probabilmente anche no, vi dico che in uno scambio con Bernardeschi, in cui puoi valutare tantissimo il cartellino di Federico, puoi valutarlo intorno ai 30-35 milioni di euro, generi plusvalenza su Bernardeschi e puoi scalare una buona parte da quello che è il valore di mercato di Milik. Tra l'altro sono due classe 94, sono due giocatori che per un motivo o per un altro potrebbero lasciare le rispettive squadre. Milik l'ha già detto, non voglio rinnovare, la Juventus può essere un'opportunità vera e propria e ritroverebbe anche Maurizio Sarri, che sarebbe felice di allenarlo nuovamente anche a Torino. Bernardeschi invece è un giocatore che purtroppo, mi viene da dire, non ha mai trovato la sua vera dimensione, la sua vera posizione, anche se vogliamo, né con Allegri né con Sarri, un giocatore sballottato un po' ovunque, dall'esterno attacco, destra, sinistra, trequartista, addirittura mezzala, adesso esterno del 4-4-2, però non è mai stato collocato effettivamente in una Juventus, è sempre stato un po' il dodicesimo, il tredicesimo, il quattordicesimo uomo, quello che entra, quello che viene posizionato dove manca qualcuno, ma mai un titolare vero e proprio inamovibile della squadra. Quindi la Juventus probabilmente a malincuore, perché l'investimento è stato grande qualche stagione fa, 3 stagioni fa, per assicurarsi Bernardeschi, che sembrava avere un futuro assicurato dopo quanto fatto vedere a Firenze con il numero 10 della Fiorentina. Non è andata esattamente così. Probabilmente la Juve, in un affare di questo tipo, in un mercato post-lockdown, dove gli scambi saranno all'ordine del giorno, l'abbiamo già visto, potrebbe veramente pensarci. Se il Napoli dovesse essere effettivamente interessato a Bernardeschi e se le valutazioni dei due club dovessero essere poi anche allineate, quindi Bernardeschi 35 milioni, Milik 40 milioni, la Juve da 5 milioni di euro e Bernardeschi per Milik, adesso la butto qua, magari sarà addirittura alla pari completamente, visto il contratto di Milik soltanto un anno e quello di Bernardeschi soltanto 2 anni, quindi uno è il doppio dell'altro, potrebbe essere benissimo la pari, potrebbe essere plusvalenza, quindi valori ancora più gonfiati, che ne so, 50 milioni l'uno, 45 milioni l'uno, per mettere a posto il bilancio del Napoli, il bilancio della Juventus, la situazione scomoda dei due calciatori e andare anche a riempire delle caselle che a livello sportivo secondo me sono molto importanti. Dicevo, Milik, ok, c'è tra l'altro un'altra voce di mercato, in questo momento si parla di rescissione contrattuale da parte di Khedira, che non dovrebbe essere un giocatore della Juve l'anno prossimo. Mi spiace umanamente per Sami, a livello sportivo invece è necessario, secondo me, riuscire a cederlo o rescindergli il contratto per poi andare su altri tipi di calciatori, anche magari meno altisonanti a livello di nome, ma più funzionali, soprattutto più giovani, più in forma, più a disposizione della Juventus e anche più inseriti nel contesto di gioco che vuole Maurizio Sarri, nonostante che dirà, lo sappiamo bene sia con Allegri che con Sarri, quando è stato a disposizione è sempre stato un titolare, e quindi dispiace, perché purtroppo Sami è arrivato al termine massimo della sua esperienza juventina, proprio perché il suo fisico, l'abbiamo visto, fa fatica a reggere certe competizioni, certi ritmi, certi livelli e la continuità. Stesso discorso che possiamo fare per Douglas Costa, ma secondo me Douglas Costa uscirà per far entrare Kulusevski, quindi iniziano a incastrarsi, secondo me, i tasselli di calciomercato. Però voglio dirne anche un'altra: secondo me, dato che poi uscirà anche Higuain, la Juventus non farà solo Milik in attacco, e secondo me è anche molto intelligente, perché dovresti riuscire ad assemblare un attacco con quante più caratteristiche possibili. Quindi Cristiano Ronaldo, che è un giocatore unico nel mondo, che ha quelle caratteristiche lì, quindi la velocità, il doppio passo, la tecnica, il dribbling secco, la facilità di segnare calci di rigore, a parte Milan quest'anno e Sampdoria, che sono stati due pali, l'unico parato è stato da Sorrentino, ma gli altri due sono stati dei pali millimetrici a fermare Cristiano dagli 11 metri, e poi la grandezza di testa che conosciamo tutti, Dybala, devo descrivere Paolo Dybala, assolutamente no, Milik, che è un centravanti, è una figura che ci manca, ma è anche molto tecnico, ma non è un vero e proprio attaccante. E sì, le caratteristiche tecniche da attaccante ce l'ha, perché è comunque un giocatore alto, fisico, ma anche molto tecnico. Mancherebbe quell'attaccante particolare da inserire, quel giandone da mettere al centro dell'area, che poi deve riuscire a inzuccare i 1000 cross che facciamo e che non vengono mai finalizzati dai nostri attaccanti. Bene,
Mi vengono in mente due nomi in questo momento. Il primo è Duván Zapata, ne abbiamo già parlato sul canale YouTube, sul canale Twitch, è un sogno. È uno dei miei calciatori iconici preferiti e secondo me potrebbe fare molto bene alla Juventus, ma il costo del cartellino sembra elevato, l'Atalanta sembra aver detto no a Pellegrini 30 milioni, non mi sorprende perché ovviamente l'Atalanta cerca di monetizzare il più possibile l'eventuale cessione di uno dei suoi campioni, dei fiori all'occhiello della squadra, bergamasca. Un altro giocatore che mi viene in mente che potrebbe corrispondere a quell'identikit lì e anche essere interessante in chiave mercato per l'uscita di Higuain, magari la butto lì, qua c'è l'illazione, Higuain alla Roma, Dzeko alla Juve, uno scambio di calciatori che magari possono essere giunti alla conclusione di un ciclo. Dzeko per caratteristiche è perfetto, secondo me, per età anagrafica meno, è anche vero il fatto che se hai Dzeko e Milik, che sono quasi due riserve, perché forse se la Juve poi andrà a fare così tanti acquisti nel reparto offensivo, giocherà col 4-3-3, non lo escludo. Ma avere più giocatori là davanti, quattro punte con queste caratteristiche che si compensano tutti e quattro alla perfezione, quindi Dybala, Ronaldo, Dzeko e Milik, secondo me è un attacco allestito alla perfezione. Ecco che l'età anagrafica di Dzeko non diventa quasi completamente un problema, riesce a essere assorbito. Poi metti che hai ceduto Kulusevski, anzi scusate, Douglas Costa e Bernardeschi, e hai preso dentro Kulusevski, hai cinque attaccanti più Cuadrado, eventualmente sono sei, là davanti te li puoi giostrare un po' come vuoi, a centrocampo poi vedremo chi arriverà, perché magari riesce a chiedere dentro un esterno per fare eventualmente il 4-4-2, il 4-3-3, che dir si voglia, a seconda del numero di centrocampisti che hai a disposizione, potrebbe essere interessante. Secondo me la Juve sta andando in quella direzione lì, non mi sorprenderebbe Milik come acquisto, anzi ve l'ho sempre detto, secondo me è uno dei più probabili, dei più papabili, soprattutto ora che Bernardeschi sembra interessare al Napoli e il Napoli sembra essersi mosso in direzione Bernardeschi. Altri due nomi graditi ai campani sono Romero e Pellegrini. Se per il primo sono anche disposto a una cessione, dato che comunque in difesa siamo messi abbastanza bene e al massimo possiamo tornare ad investire sul mercato in caso di necessità, sul secondo ho qualche dubbio in più. Mi piacerebbe trattenere il rosa, perché quest'anno abbiamo visto delle difficoltà evidenti per quanto mi riguarda sulla sinistra, dato che Alessandro ha fatto errori anche molto banali per via del poco riposo che gli è stato attribuito, perché in rosa non abbiamo un altro terzino di sinistra. Quindi la più facile e banale è l'uscita di Reschiglio, l'ingresso dei Pellegrini. E ancora di più, secondo me, si sta andando a formare una Juve che è molto simile a quella che avevamo ipotizzato qualche mese fa, sia io sul canale singolarmente, sia io sul canale con Kinoshi, Neschio e Colpo Gobbo. Quindi fatemi sapere un po' le vostre considerazioni qui sotto. Secondo me stiamo iniziando ad avere delle informazioni adeguate per immaginare la seconda, ancora una volta, secondo la mia opinione, Juventus di Maurizio Sarri. La prima è stata così, non è stata costruita secondo i dettami dell'allenatore. Sulla seconda, dovessimo davvero andare in questa direzione, la vedo già molto più sua. Poi dovrà essere bravo lui a incastrarli, metterli in campo, dargli il suo gioco e fare capire ai giocatori che cosa vuole. Però, detta sinceramente, dovesse essere Milik l'acquisto primo per l'attacco come riserva ed eventualmente anche Dzeko secondo per avere un attacco fatto in quel modo, sarei molto contento.